trattino basso Chiaraddi, sì, Chiaraddi, trattino basso di nuovo. Siete tutti single? Siamo sposati tra di noi. Hey yo, this is Maneskin. Siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande su Revealed Sanremo Edition. Nel Revealed c'è soltanto una regola da rispettare, ovvero rispondere a tutte le domande. Per fortuna però abbiamo due bonus, ovvero il primo è poter scartare la domanda, la seconda invece è poter rispondere attraverso un emoji. Serenalba. Trattino basso. Un po' particolare. Come vi vedete tra 20 anni? Insieme, no. Sempre. Sempre insieme. No, sempre insieme. Un po' e? Più vecchietti. Un po' più vecchietti. Vicini alla mezza viola. Sempre buoni. Sempre belli, dei bei, dei bei signori tecnici. Di mezza età. Signori e signore di mezza età. Asia David, presumo David, non David. È tua sorella? Esatto. Parenta a me. Trattino basso. Perché Damiano ha tagliato i capelli? Ma vero, Damiano, perché? Allora, mi hanno comunicato che non si possono dire parolacce, quindi dirò che mi avevano rotto le scatole. Scatole. Ecco, mi piace. Mi ero stufato proprio, semplicemente Vai. Stufato. Miriam Vai. Sardone, se potesse tornare indietro nel tempo, cosa cambiereste di voi stessi? Assolutamente nulla, direi. Nulla. Niente. Esatto. Bisogna essere fedeli a se stessi. Brava. Grazie, grazie. Trattino basso, Sofia all'asino. Bello. Cioè, all'asino. All'asino lo voglio leggere. Cosa farete se vincerete Sanremo? Esultiamo. Così col braccio. Esatto. Esulto. No, festa non si può. Ah, è vero, non si può. Esultiamo dentro di noi. È vero. Esatto. Esultiamo in maniera contenuta. Napolitano.Giovanni ci scrive: avete imparato l'inglese? Assolutamente no. Chi più, per me. Chi più e chi meno. Chi più e chi meno è giusto come esatto. risposta. Chi no, più e chi è meno. Bravo, è bravo. A voi l'ardua sentenza. Vai, Edgar. Però dai, sappiamo comunicare. Madame Paranoica, due punti, chiede. Ok. Qual è, e qua l'ha scritto senza apostrofo, quindi già è giusto. Qual è il concorrente che temete di più? I Maneskin, fortissimo. Assolutamente. Come affronterete il silenzio a fine esibizione, abituati ad essere acclamati dal pubblico? Erika Narni. Beh, interessante come sarà un po' brutto, però sì. Sentiremo il vostro calore da casa. Sì. Se giriamo fra di noi, ci mettiamo in cerchio e facciamo l'applauso internos. Esatto. Ethanix Smile. Ah, sì. Oh, carina. Conosco. Sì, sì, sì. Allora, se la vostra band non avesse avuto successo, cosa fareste ora? Impossibile. Si può parlare dell'impossibile, direi. Impossibile. Vabbè, magari inteso in un universo parallelo, no? Sai. E tu cosa faresti? Regia del caos. L'impevatore. Giuliano Pack. Trattino basso, underscore, anzi. Ci chiede: Dick, com'è essere l'unica donna nella band? Molto carino. Sono molto carini questi tre maschietti. Sì, eh? Sì. Dici? Poi detto così. Beh, 90% delle volte. Grazie mille per le domande e adesso andate ad ascoltare Zitti e Buoni su Team Music. Sì. Hey yo, this is Mane. Sei matta, certo. Sei matta. Allora, iniziamo così e poi... Quanto, perché hanno molto riferite. Quanto deve durare il tuo... Perché andiamo sul paio d'ore, morbidi, proprio senza... Te c'è, posso dire, c'è proprio un bel sorriso. Dichiarazione in diretta. Avete registrato questa? Questa dichiarazione. Hai preso Thomas che c'è prova con me?